Il nuovo rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola, presenta la squadra di docenti delegati che lo sosterrà nei prossimi 6 anni, prorettore vicario Angela Musumeci. Insieme, sostiene il Magnifico, continueremo ad innovare. Tanti i progetti da realizzare che cambieranno il volto della città di Teramo. Citava giustamente la cittadella della cultura, quindi il recupero funzionale dell'ex manicomio, che è uno dei punti più importanti del masterplan. Voglio ricordare che questa città, grazie alla capacità progettuale, all'impegno dell'Università di Teramo, è riuscita dopo quasi 40 anni insomma, a mettere mano ad una struttura che non poteva rimanere abbandonata. Nell'arco del 2019 tutti i cantieri dovranno partire, non solo perché lo vogliamo fare, ma perché lo dobbiamo fare anche per il masterplan. Questo ci consentirà anche di rientrare in gioco per eventuali fondi non spesi all'interno del masterplan. Quando parliamo di masterplan non dobbiamo dimenticare l'agrobioservi, in questo caso la progettazione esecutiva si sta completando, quindi andremo all'assegnazione dei lavori abbastanza in fretta, e che significa raddoppio della stecca di veterinaria, significa impianti pilota e dimenticavo anche il percorso di collegamento tra il campus e l'ex mensa. Non rinunciate nemmeno al sogno della cabinovia? Non rinunciamo al sogno della cabinovia, perché io penso che la cabinovia non sia un sogno ma sia un progetto estremamente concreto. Noi vogliamo riportare, se non fisicamente ma come collegamento, l'Università di Teramo nel cuore della città, fare in modo che si possa raggiungere in pochi minuti, anzi addirittura secondi. Ma questo non significa solo studenti, solo docenti, solo personale, significa chiunque voglia venire all'Università di Teramo per qualunque cosa o semplicemente per guardare questo splendido panorama, lo deve poter fare velocemente e non aspettare dei bus pienissimi che non passano mai.